Bentornati sul canale di West Team. Siamo Sei un coglione. Vabbè, allora, siamo con chi siamo? Sei? Siamo con Jacopo Cesaretti. Bravo. Top 8 al OTS Perugia. Approva il cameraman. Allora, approvo, ho fatto 5-2. Che cazzo hai giocato? Ho giocato Small Bird. Dobbiamo dire la pronuncia esatta perché sennò la gente si offende. Ma va in quindi culo. Quindi sarebbe va. Un tri-brigata con un reparto molto tri-bri... stretto, diciamo, dell'Irrusk, semplicemente per fare zero. Ottimale, ottimale. Allora, vai, mostraci la lista, la lista e poi ci parli, okay. Poi ci parli anche un po' di. Allora, main, ho giocato reparto standard. Vabbè. Vabbè. Tre Fractal, tre Nerval, tre Kit e ste due merde che. Vabbè, questo è abbastanza standard, manco lo sì, no, niente da dire. Perché le vuoi in mano. Esatto. Certo. Vabbè, monotanchi e Cold. Mamma mia. Fa schifo a tre bricca, cose belle. Ma che è sto zozzo? Che poi. Oddio, tanky gold, che sbocco, mamma mia. E reparto bird, sì. Gioco tre turchese, sì, un sparrow, un corvo ad abile, gioco gli altri due design. Che comunque su DP fa sempre la sua porca figura di merda. Bercolla. Vabbè, abbastanza standard, sì, semplicemente per fare Zeus o Ferici a turno. Mondo per forza. Why not? Lel. Lui perché pancra di main? Perché lo possiamo rimischiare sia di Ferricit che di Belbrum. Quindi parti primo non è mai una carta morta. È te come metti gioca sotto, pilota, certo. È uguale. Questa e questa, vabbè, abbastanza standard. È come gioca pilota. 0.25. Questa, vabbè, l'ansia qualcosa gli dobbiamo fare. E questa, vabbè, standard sì, pure. Sì, certo. Quarto fractal. Abbastanza standard. Dreash. Sì. Gamma col briccone. Best hand trap, nice. Due calici semplicemente perché avevo paura di beccarmi un sacco di falci. Così non sì. È stato. Stesso discorso per i control e per falce. Sì. Comunque mazzo combatto si può permettere delle out comunque a spettrato. Certo. Quindi è forte e temperma. Ok, perché non ogre di main? Che domanda del cazzo. Perché non giochi ogre? Perché non mi piace come handrap, anche se la sto rivalutando e nel prossimo mazzo che giocherò la metterò. Mi piace come trap del meta, non gli piace. Esatto, l'handrap del meta non mi piace. Va bene, sì, vai. Ha il mirage americano perché le partenze tristi devono essere belle, quindi americano è più ferte. Ha da due Nerval, ah, se certo. Facciamo con lui. Certo, ovvio. Doppio nice. Ferricit standard. Sì. Belbrum però da rivolta standard. Sì, okay. Questo è forte. Vabbè, perché giochi? No. Dobbiamo spiegare perché lo gioco. Certo che devi spiegare. Allora, considerando il fatto il mazzo è il tuo, mica il mio. Che se parti con tanky e vai secondo, questo è forte perché locali. Sì. Cioè tanky, targetti 1 e targetti 1 a 7 dell'avversario, la spacchi. Quindi è un'interruzione che volendo si picca. E se picchia un mostro dell'occhio e lo spacca, ti arriva di mano un triple praticamente al cimitero. Vabbè, non è male. Soltanto che se qua c'era Omega, facevo 7-0. Sono sta piccola differenza. Poi vabbè, Rugal standard. Perché chiedere un Omega in prestito era troppo, capito? No, ce l'avevo Omega. Ah, peggio, peggio. Ho voluto provare lui perché lo gioca sai chi. Poi, Rugal, perché vabbè, standard. Rugal standard. Sì, Rugal standard. Raffesd, porco in... vabbè, avete capito? Rimbalza certo. La merda dei DPE, rimbalza qualsiasi cosa, cioè certo. Stiamo forti. E serve per fare squad da 5-3. 10.000. Apollosa standard, board certo. Apollosa rivolta standardissima. Ovviamente. Due Shurake base. Perché solo due? Perché in realtà il terzo non mi è mai servito, però lo volevo provare a giocare. Però forte. Non mi è mai servito, sincero, mai. E sta. Il reparto meno usato. Going second, diciamo. Ma dovrebbe essere. Nonostante abbia perso la metà dei dadi, mai usato. Ok. Lilus, sì. Ma la pasticciona Zeus. Certo, vabbè. Ho fatto un game solo e comunque questa qua non serve perché se parti con 1 e 2 a di Nerval, certo. Fai direttamente quello la 3 così. Quello è kit. Vabbè, non fai. Non mi rompe il cazzo. Non lo trovo. Non troviamo Nerval. Ecco Nerval. E ce ne sono ben 3. E fai so così, comunque da tu 4. Non passi né da questa. Quindi c'hai, volendo c'avevo uno slot libero di extra in più. Certo. E in più questa cosa qui non può essere targettato, stacchio materiale, non può essere sotto in battaglia agli effetti. E a Davide addirittura uno e certo. Fai direttamente e vai sopra la Zeus da 4. E questi erano 1.008. Sì, che bitta 3 tra l'altro. Esattamente. Nice. Side. C'è anche la side. 3 lance, entra più sotto sì. Il gioco. Beh sì.
fatto d'accordo di game. Giocavamo sia come mai questi? Perché se andavo secondo con tutti i sincrotegni based qualcosa fa solitamente, anche perché l'avversario sicuramente non è meglio di Dark Ruler, che te c'hai Tlokkan o te drop e te c'è Araldo. E altra cosa, solitamente l'avversario non sempre gioca come in stand by, effetto DP e cose, solitamente mai aspettano la prima mossa perché c'è pure prende in permanence, quindi questa poteva essere buona risposta con grifone vicino. È buona in generale, sì. Però non mi è piaciuto. Perché non super poli contro pick up a Chatlock? Super poli, quindi giocare altre cose extra. Hai uno slot libero. Uno detto, slot no? Non bastava. Le super poli non mi piacciono perché, come dice qualcuno, fanno i meno. Non è vero, scherzo, è una carta forte. Però super poli, boh. È l'unica carta che outa, cioè è una delle poche carte che outa Chatlock in stand. Sì, però ti dirò, gioco anche due twin e due corvi. Io una cosa molto bella che volevo fare era giocare a posto di dama, cioè le due Twin Twister, una faccia e tre rifugi. E il Katamari anche da lanciare. Tre rifugi e una faccia. Non mi piace. Vabbè, però. Però come idea comunque non era malissimo, anche se non mi aveva risolto niente. Trendy Spell. Sì, carta forte, se parti primo e l'avversario c'ha roba brave non la può fare. Certo. Quindi contro l'engine brave engine, forte. Levi un engine all'occhio praticamente, sì, questa carta. Non è male. E vabbè, adesso Lenny perché se vai primo, ok, sì. Certo. Se vai primo è fortissimo. Certo. Allora, turni? Turni, sì, dici cosa hai preso. Primo turno sono andato contro Hiro, vinta 2 minuti al time 2-1, vabbè, abbastanza easy. Ok. Secondo game vado contro Sincrotegni, partita, sì, triste, apro con Keras, Drillo, Bercol, Ash. Non vabbè, gioco neanche perché non volevo fargli vedere che mazzo giocavo. Secondo game va praticamente uguale, c'è cioè una mano che moriva da mono Ash e Fash. Beh, sì, ovvio, giusto. Triste. Sì. Da lì arrivano 4 win di fila, clamorose, contro due Dino. Sì. Di cui uno faceva normal ovi, partiva prima normal ovi, a domisto passo. Va bene. Nice, okay, va bene. Fate come vi pare. Non c'ha baby. Sul 3-1 becco Edric, che se becca un twin twister su rivalità skill drain. Godo. E primo game invece si becca tipo due cicloni. Godo. Va bene. Godiamo un po' tutti. Sì, sì, tutti. Sesto game vado contro un altro Sincrotegni. Ho beccato un sacco di TT sinceramente sto torneo. Forte. Vinco 2-0 perché la seconda si becca una dispel grossa come una casa con Spolverino, Fateful e doppio rito. Mi ha settato 4 ma ho fatto che scombavo e facevo 12.000 danni. Buono. Ultimo game perdo da VTuber per una semplice cosa che vi spiegherò, che si chiama evoco l'Irilusk, evoco Apollo USA, sì, evoco pure Mewtwo. Sì. Vado in battle, drop it, scarto 3, nego, fa, che fa la roba al cimitero, pum pum pum, e mi cala tipo il Gesù Cristo d'insetto, io guarda, ho fatto, mi pare forte, turno dopo a... Che fa la roba, al cimitero? Finito 5-2, 18 pacchetti. Buono, direi che ci piace. Ringrazio di Boyz per il video, sono gentilissimi, e ci vediamo alla prossima con un altro top. Si spera. 0-25. Qua c'è anche altra gente. Ciao Sasha. Saluta, sei solo di Boyz Rewind. Ciao Sasha. Lo stomaco sta meglio. La pancia.